Fiscal Compact in questo paese è passato dentro l'emergenza. Il governo Monti, l'emergenza, il default che arriva, l'incubo della Grecia, bisogna correre. Ed è passata, diciamo, con quell'accelerazione che ha fatto sì che l'Italia l'ha perfino messa in Costituzione. Noi abbiamo detto in questi giorni, nello scontro al Senato sulle riforme istituzionali, abbiamo detto a Renzi, usiamo l'occasione della discussione sulla riforma della Costituzione, per esempio, per mettere mano a questo proprio. Renzi vi regalerà l'abolizione del Fiscal Compact? Non credo che lui ce la regali. Penso invece che lui dovrà misurarsi col fatto che il Fiscal Compact è incompatibile, non tanto e non solo con quello che è più importante, cioè con la tenuta sociale, perfino con la tenuta civile di un paese come il nostro, ma è incompatibile innanzitutto con le sue promesse, con le sue proposte. Come si fa ad immaginare di cambiare verso, di mettere in campo una politica espansiva che dia risposte alla crisi in presenza del Fiscal Compact? Lo consideriamo un fatto importante, anche un po' un risultato del nostro lavoro, del nostro ostruzionismo. Qui vediamo fare ostruzionismo con il Movimento 5 Stelle, uscire dall'aula con la Lega, ma queste vicinanze non vi imbarazzano un po'? Voi le riforme le volete o no? Noi vogliamo le riforme, abbiamo votato per l'abolizione del Senato, lo abbiamo fatto non in modo strumentale, abbiamo detto una cosa molto semplice: di fronte a un Senato che è per noi un pasticcio, per noi è un giudizio politico, non è un elemento di denigrazione, non è un urlo, è un giudizio politico molto circostanziato. Pensiamo che un Senato di non eletti, come quello che è stato immaginato, sia un Senato che non serve al Paese, e dunque abbiamo detto meglio toglierlo. Noi le riforme le vogliamo, ma non ci spaventa né ci imbarazza che su alcune questioni si possano determinare elementi di convergenza. In fondo, se Renzi non si imbarazza di governare con Alfano, è difficile immaginare che io mi imbarazzi di uscire dall'aula in un caso con il Movimento 5 Stelle.